Salve ragazzi, benvenuti su questo nuovo video da The All and the Young. Ciao. Allora ragazzi, ancora grazie per i like ricevuti all'ultimo video, che sono stati ancora di più, maggiori di quello precedente. Quindi significa che stiamo migliorando e probabilmente questi video vi stanno piacendo, giusto? Dovrebbe. Quindi questa sera, in questo nuovo video, The Young mi porterà in qualche altro nuovo minigioco che io non so. Nuovo, perché l'abbiamo già fatto molte volte. Non tanto nuovo, vabbè, dico sul video però. No, anche sul video l'abbiamo già fatto. Ah, sarebbe? Poi vedi. Ok, allora misteriosamente vado. Misteriosamente ciao. Mi teletrasporterò in questa modalità e vediamo di che giochino si tratta. Allora. Vediamo dove... Ecco, cioè ci ha portato, vediamo. Allora, cosa potrà mai essere? Non lo so. C'è scritto in alto. La Build Battle. Ah, dove quello che due video fa abbiamo raggiunto pure il podio. Siamo stati estremamente fortunati. Però ho messo la modalità pro. No, troppo pro. Ma uno contro uno o due contro... La specialità di questa modalità è che abbiamo 10 minuti di tempo per farlo. Troppo. Però le costruzioni non saranno così facili come pensi. Allora, museo. Ecco, hanno già Giurassico. Giurassico. Allora. Abbiamo 10 minuti, quindi... Facciamo sempre che ci vogliamo leggendario? Cosa? Facciamo sempre che ci vogliamo leggendario? Noi sì! Ok. Anche se... Non credo che riuscirò io almeno a scrivere qualcosa, a fare qualcosa. Vabbè, vediamo un po'. Non ho proprio idea di cosa costruire, vedete? Vediamo Giurassico, se io faccio così. Poi prendo della legno. Ragazzi, fateci sapere se le Build Battle vi piacciono, perché dobbiamo sapere, ce l'ho sapendo così tante. No. No. Ma non mi fa prendere nessun tipo di legno. Guarda, ma mi puoi dire il tipo di legno che sta andando? Io ho preso tronco, un tronco di legno. Tronco. Sì. Di quercio? Sì. Ma che? Ragazzi, non so cosa sto facendo però. Neanche io. È molto difficile, ha scelto la versione pro. Ragazzi, qua vedrete dei disegni mostruosi che faranno. Infatti, cioè, secondo me io voterò solo leggendari. Mi sa che pup dobbiamo votare a noi stessi. Altro che leggendari. Uno, due, tre. Forse un altro. Uno, due, tre. Ma ragazzi, ricordatevi che dobbiamo essere sempre simmetrici. Più o meno sì. Ah, wow, già 7 minuti e 30, non ho fatto neanche la base ancora. Secondo voi ragazzi è esagerato scegliere la modalità pro? Oh, sì. Senza dubbio, guarda. Lui dice senza dubbio, ragazzi. Secondo me dai, almeno... Guarda, pure se facciamo... Il 12 ragazzi sicuramente verrà votato male, io lo so già perché nella modalità normale pure so giocare, ma in questa dubito fortemente che riuscirà a fare qualcosa. Scrivete nei commenti per chi ti fate ragazzi, che almeno faccia un posto discreto. Fatevi conto che siamo in 12 player, quindi se uno di noi arriva tipo 12, non dico che arriva ultimo, ma
14. Secondo me, io faccio un pronostico, farò il quinto posto, non lo so, perché io ho un'idea, ho proprio un'ideona dentro di me, ma non riesco a farlo. Cioè, l'idea ce l'ho, il problema è farlo. Io sto un po' in silenzio che sto pensando cosa fare. Meglio di questo non mi è venuto niente. Io provo a fare un dinosauro. Anch'io ho provato a farlo, sai? Faccio le zampe. Quanto abbiamo? 5 minuti, 5 ok. Io forse riesco a farlo con il dinosauro. Sì? Sì. Come vede il dinosauro bianco, bello? Ma secondo me sì, dai. Andare bene. Io ho fatto solo le zampe in questo esatto momento. Ah, non ci siamo detti in bocca al lupo, Tanto neanche c'è bisogno. Perché? Perché invece c'è direttamente in bocca al lupo. Ma sei te che hai scelto una modalità un po' difficilina, Non aspettavo questo livello, Se dopo ne facciamo un'altra, mettiamo una modalità più facile. Direi sì, Io ho provato a fare il mio meglio, sembra più una giraffa. Una giraffa preistorica. Ma i dinosauri hanno le braccia. Zampe più che braccia. L'ho fatto io, dove mi ha dato poco. Ah, la coda. Rimangono 4 minuti. Madonna, il mio fa paura. Altro che il dinosauro. Paura nel senso che è venuto bene. No, nel senso che è venuto uno schifo. Cioè dai, per me è bella. Anzi, magari se lo faccio giusto un po' più in basso il collo, perché sembra veramente una giraffa. Forse viene anche un bel po' carino, Forse. Io ci ho provato a fare ragazzi dinosauro, ma non credo sia il migliore il mio, Questo presentimento. Da cosa lo deduci? Dal fatto che faccio schifo a costruire. Io ci ho provato a dire la verità. Questi sono i resti delle ossa, il dinosauro. A questo punto provo a fare un po' di legno. Ragazzi, non so neanche io quello che ho fatto in realtà. Però ho fatto un dinosauro. Oddio. Poi, diciamo così, i voti ci diamo ci diciamo sinceramente cosa pensiamo uno dell'altro. Sì. Ma che facciamo, che ci vediamo leggendario oppure onesto? Anche onesto volevo. Tanto lui perderà sì o sì. Allora, io provo a fare tutto, la chiusura. Se riesco a fare questo, non dico che fa proprio schifo, ma almeno un minimo è carino. Ragazzi, secondo me vedremo costruzioni che proprio non riusciremo a fare neanche tra 100 anni. Cioè, non so se ho messo la modalità pro, non mi stavo facendo.
Poi va a vedere Bisciamo. Non credo, però dai. Vabbè, una possibilità si dà a tutti. Allora, ricordiamoci, ragazzi, che dobbiamo essere simmetrici. Un bel problema questo. Allora, secondo me non fa neanche così tanto schifo il mio, eh. Però ci sarà sicuramente di meglio. Ho 1:30, devo finire almeno il recinto. Mamma mia, che schifo di disegno ho fatto. Tu cosa dici del tuo? Boh, io sono riuscito a fare un serpente. Ma non me lo dire, cioè. Non me lo dici, non è molto bello, cioè. Ok, dovrei aver finito il recinto. Abbiamo un minuto? Io ho finito, però... Dai, secondo me... Io ho finito. Ho messo l'effetto della particella. Io gli effetti non li so mettere. 30 secondi. Più di questo non sono riuscito a fare. Ma io non lo faccio mai. Allora, aspettiamo 20 secondi. Ragazzi, vabbè, io lo dico perché sto registrando. Ho provato a fare un serpentello così da gigante con la lingua. Beh, bruttissimo. Perché non ho proprio idea, dico. Ho provato a fare un pterodattilo con le ali aperte e il becco dietro. Oh. Beh, secondo me allora qual è la posizione meglio della mia. Credo. Votiamo. Vediamo chi... Ecco. Ah, i voti sono anonimi. Mi ero dimenticato di questo. Ecco, questo non ho capito cosa ha fatto e non mi piace. No, è un dinosauro, cacchio. Però non è che sia molto... Non si capisce troppo. Non è scritto che è un raptor. Io mi metto supernova, Ah, ma questo è il mio! Che schifo. Ho fatto un dinosauro. Questo? Sì. Io ti do... No, dai, noi diamoci leggendario, no. Così ci aiutiamo. È uno scritto M... È un fossile, scrivi fossile. Non credo si scriva così fossile, eh. Sì, va bene. The builder was Oivioma. E non ce lo so. Avvisami quando sei tu, perché i voti sono anonimi. Questo è carino, io gli do good perché effettivamente è bello grande. È bello grande, io gli do good. Pure io. Ok, io ho dato ok. Io ho good. Good, sì, non male. Good è quello là dopo. No, ok, io ho dato. Booster, ok, GG per te. Oddio. Che cacchio è? Questo è bravo, mi sa, eh. Cacchio fa. La miseria! Tirannosauro! Io bel... un epico glielo devo dare per forza. Ok, ma sei scelto! Aiutiamo noi stessi! Ho capito, ma... Guarda che se dai voti brutti a tutti, poi... Comunque, secondo me vince lui. Sono quasi sicuro. Ok, questo ha fatto fossili. No, in realtà credo sono... Vai, in 10 minuti però si poteva impegnare un po' di più, cioè voglio dire, però ragazzi, ha costruito un tirannosauro, quello mi sa che era bravo a costruire, mi sa. Ma che un ranocchio, no dai, che super tipo. Uno ha scritto, questo batterà il tirannosauro, ne so sicuro. Effettivamente. Marco, forse è un italiano, Marco Pro 42. Sì, vabbè, ma io appena vedo queste cose mi dico, oh, vabbè. E comunque ha fatto fossili. Però è bello, Sì, dai, io ok. Ok, glielo do. Ok.
Perché lui ma guarda che loro si avvicinano di più, perché la cosa era Jurassic, così sì. Bello vero? Ma come fanno a mettere tanti blocchi in così poco tempo? Sono abituati. Ma che? È un creeper preistorico! Ma cosa cavolo è sta cosa? Ok! Mamma, secondo me che ha preso. Ma è mio, l'ho cancellato! Sarò l'ultimo della lista. Molto probabile, perché dopo questo c'è il 12esimo, cioè l'ultimo. No, in realtà non ho contato, però dovrebbe esserci tu. È tuo? No. E allora neanche l'11esimo è. No, questo è Super Poop, dai. Questo non è giurassico. Non è Zo. Oddio, quello è. Ma non mi dire che l'ha disegnato, lui voleva far notare che era uno zoo. Voglio vedere un attimo il nome. Sguardo uno l'ha scritto, vediamo. No, non sono io. La miseria, bello. Ma è più bello l'altro T-Rex. Sì, però questo è neanche male. Io good di lui. Sì. No, ok. Scusa, sono ok, Massimo. Guarda che se dai sempre un po' di bassi, i tuoi punti si diminuiscono. Non gli potevo dare più alto dell'altro T-Rex, quell'altro era meglio. Questo è un fossile. Questo sembra il tuo, ma quello che hai fatto tu, ma più grande. Infatti, la coda. È un uomo, che cos'è? Un verme. Il fossile di un verme, è vero, non è male. È il fossile di un T-Rex. Ma rido. Vabbè ragazzi, il tondo dice che non è male, poi da pupo. No, gli ho dato pupo, gli ho dato ok. Cosa fosse meglio? Non è mio. Ma allora, ma sei sicuro che il tuo non è già passato? No. Ma è un brontosauro ed è fatto carino, non è male, con i cuoricini. Vabbè, allora gli do. Ha fatto piccino in modo da farlo... Subway! Ora deve aver fatto anche il tuo, no. Non è possibile. Vediamo. Sì! Okay, dai. Il serpente con lo pterodattilo! Ah già, io non posso votare per me stesso. Io ti ho dato leggendario. Ha scritto quello, l'ha fatto il tirannosauro. Serpento di sclero. Vediamo, secondo me è finito, vediamo che... ha vinto il tirannosauro. Ma tu? Tu ottavo? E io nono! Ma non è possibile! Vabbè, dai, ci sta. GG. Tu dovevi dire che sono arrivato ottavo? C'era scritto in chat. No, tutti su. Ma boh. Facciamo normale, ragazzi, abbiamo capito. Sì, che sì, cambia. Queste non possiamo farle. Non siamo ancora al loro livello. Poi magari, ragazzi, però, se ne volete in futuro... Però sul totale non siamo andati male. Siamo arrivati... Io 3 in meno rispetto a tutti, bravo, 4 in meno. Non siamo proprio i più scarsi. Questo invece è quello più semplice. Secondo me è l'ultimo che è arrivato là. È stato quello che ha fatto tutto. Allora, te le traduco io perché sono un bravo traduttore. Gay gioco. Ben campana. Doll bambola. Cometa. E pianoforte. Io pianoforte tutta la vita. Sai fare il pianoforte? Sì. Facilissimo. Sì! Adesso vinco. Però qui abbiamo 5 minuti su, no? Vabbè ragazzi, ci proviamo. Allora io so già cosa fare, perché sono molto esperto di pianoforte, ragazzi. Quanti minuti abbiamo? 5. Cavolo. Ah già. Qui però ci sono scritti i voti, cioè non sono... Quindi... Così, ragazzi, ricordatevi della simmetria se volete giocare.
le build battle dove vedete appunto la simmetria. Io sto ancora facendo il pianoforte, cioè ancora devo fare le note. Ci vogliamo sempre leggendare, quindi secondo me non è niente. Allora, riempio tutto di bianco. Ma io finisco in anticipo, quasi quasi faccio anche uno che lo suona. Ho sbagliato a fare una cosa, ma con lo sbaglio mi ho fatto venire in mente un'altra cosa. Ragazzi, andiamo. Secondo me arrivo almeno top 3, se non arrivo neanche top 3 desisto domani. Addirittura. Sì, perché non era bellissimo, troppo bello. Ma lo posso vedere? No. Vedi quando devi votarmi. Anzi, lo devo spiure, però, eh. Spio? Sì, è anche tonto. Allora. Mamma mia. Quanto ci resta? 1 minuto e 45. Io ce la faccio a finirla, voglio che ce la faccio. L'ultima, questa è l'ultima oppure dopo ne facciamo un'altra? Ma secondo me ne possiamo fare pure un'altra. Ok. Ok, io l'ho finito. Ora faccio un'altra cosa. No, un minuto! Come faccio a fare la serie in un minuto? Cacchio. No, troppo alta. Ok, fatto il mio. Fatto. Anche io ho fatto. Guarda, ho fatto un piano. No, non te lo voglio, non voglio vedere. Ragazzi, meglio di questo non sono riuscito a costruirlo. È un po' patetico, però l'idea è... forse gliela dà spartito, tasti, forma, tipo un pianoforte in a coda, dai. Più di questo proprio non posso. Io ho provato a farlo più carino così. Ok, questo ha fatto l'uomo che lo suona. Però il pianoforte è troppo piccolino. Questo sembra che abbia fatto una pianola elettrica col tasto on off. Sì, dai, è caruccio. Io gli do un bel ok. Un sediolino. Io questo volevo fare, non sono riuscito a farlo. Pianoforte a coda. Cioè, io questo volevo fare, niente. Tipo, hai presente il coso che si rialza, che lo rialza il pianoforte? Tipo c'è un... Questo è un pianoforte classico, dai. Questo è quello che ho fatto anche io. Questo è un piccolo pianofortino. Ma perché ci ha messo... È troppo piccolino. Potevo impegnarsi di più. Questo... è la stessa cosa, troppo piccola. Questo è molto simile al mio, però io ho fatto un pianoforte a coda. Questo sembra più un organo di chiesa. Ma è troppo piccolo. Io ho quelli là più brutti, tu gli dai, ok? Quelli là più belli.
regionalità di battere le teste. Questo è gigante. Bello. Bello. Il sediolone. Leggendario. Grazie. Ok. Non è male. Ok. Mi hanno dato pupo per sbaglio. Okay. Tanto puoi cambiare il voto. Che cacchio ho scritto? Buh. Non lo so fare. Sarlahapu. Germany. Ah, ha scritto Germany. Questo è mio. Ma che? L'ho spartito, i tasti, il pianoforte a bocca. Ma è una faccia. Piano... No, e l'ho spartito dove stanno scritto le... Secondo me non si capisce. Mi hai dato... Che mi hai dato? Sì, sì, leggendario. Ok. D'organo di chiesa, fatto bene. Vabbè, ok, io... Eh, sì, io nono! E io? Tu otta. Ma sempre ottavo e nono faccio. Io direi di fare l'ultimo, dai. Vabbè. Facciamo l'ultimo build battle e completiamo questo video. Un attimo solo che... Un attimo che... Ah, siamo già in campo. Allora, una cosa difficile. Vai anche. Direi che ce la fai. Ma che devi fare? È una cosa. No? Ma qua 2, 1 o 0? Lo so, vabbè, tanto ciò. Fatto. Allora, beer, orso, plate. Piatto, animale, soldi o rubber duck? Rubber duck. Money. Soldi. Non ho capito in che senso. Non lo so. Cioè, dobbiamo fare la banconota? Possibile. Una qualcosa che si riferisce ai soldi. Io grido, l'ana è già... Io ho un'idea. Anch'io. Allora, mi serve la lana verde e... Ti posso dire che idea avevo? Dimmi. Avevo l'idea di fare il banco. Però ci metterei troppo, quindi ho fatto una banconota, ora ne faccio altre. Già hai fatto una banconota? Sì. Ne faccio tutto, faccio un quantino, cioè ne faccio in 2 secondi. Beh, raga, il mio è proprio semplice, semplice, niente di esagerato. Semplicemente, fa semplici banconote. Non posso sbirciare. No! Ancora. Ragazzi, dove vuole sbirciare un po'? Questa cosa non mi piace. Ma che? Scusa, ma... Raga, il mio è proprio simple, simple, niente di il tuo. Che è mio. Cioè non è niente di che vai a dire, oh, questa costruzione è bellissima. No, il mio è proprio semplice, semplice, ma proprio banconata semplicissima. Quindi non credo arriverà a un posto decente. Ma ragazzi, se arriviamo di nuovo... No, io penso... Secondo me arrivo ultimo sto giro, perché non sto facendo niente di esagerato, diciamo. Vabbè, il tema comunque l'ho rispettato, quindi non dovrei ricevere poop o roba simile. Almeno ok, a partire da qui mi va bene. Anche perché avrò un leggendario, però sì. Anche io. Speriamo che Pixel non guardi questo video, non ci provo. Io ho fatto 5 banconote, non so se farne altre.
più scocciante a fare il bipartito, credo io. Perché? Cioè, a schiacciare sempre quel tasto del mouse per piazzare ogni singolo blocco. Sì. Un po'. Ragazzi, io ne faccio altre tre, anche se un solo minuto, ma penso di farcela. Ragazzi, impegniamoci. Abbiamo un solo minuto? Sì. Ragazzi, il tempo è volato, a quanto pare, ma noi ce la faremo. Allora, a me non è proprio chiaro quello che è fatto, però... Non è chiaro, che significa? Un intenditore potrebbe capirlo, cosa ho costruito. Se non è una costruzione semplice, cioè tu mi superi allora per 100%, vado all'ultimo posto sicuro. Oh, sono riuscito a fare altre tre banconote e ancora 30 secondi di avanzo, ma sono seri? Sono velocissimo, cioè la pasta è pure e spostami. Mamma mia, cioè un applauso devo fare, devo auto applaudi. Vabbè, vediamo. Io ho finito il mio lavoro. Te ne conto? Anch'io. Ok, ragazzi, ora votiamo e poi facciamo l'auto sempre a quel tabellone famoso. Cos'è? Qualcuno che sta trattando qualcosa. Ah, una rapina, probabilmente. Ah, okay. Però non aveva. Ah, il bancomat. Quello che avevo. Ma a me sembra una sala giochi, una cosa. Più sì, perciò gli do proprio ok, proprio perché. Questi sono i miei dollaroni semplici, no? Sì. Non mi piacciono. Perché ho fatto i mazzi di dollari con le monete sparse. Ma il mio, mi dovevi dare leggendario. Era tuo quello. Non lo sapevo. E allora ti non tu. Vabbè, ma mi pup. Una banca. Ma non ho neanche avuto. Una moneta. Ma c'è un altro. Vabbè, ha fatto il simbolo del dollaro. Ma in centro che è un altro. Non capisco. E questo ha fatto simile al mio, però non ho proprio. Nemesis 19. Non è Andrea. Il dollaro. La S è un po' sotto, eh. Un saluto ad Andrea in qualsiasi caso. Questo è un uomo ricco con la pipa in bocca che tiene soldi che li getta al vento. Non mi piace. Non ho neanche votato, ma perché? Cioè io perdo il tempo a vedere il disegno, non voto. Su quello il problema. Guarda. Se questo sole mi stanno. Un'ape. Ok. E dov'è il loro in tutto questo? Un'ape con l'alveare. Ah, ha detto pensavo che era honey. Guarda. È una moneta, il simbolo del dollaro. Dai, ok. Vabbè, almeno so che non ero ultimo, perché se quella cosa mi supera io non mi spacco tutto. Non so cos'è. Questo è il mio. Due mazzi di monete, di banconote con tante monete sparse a destra. Grazie. Ha vinto l'uomo. Io quinto. Vabbè, ma com'è possibile? Tu? Io undicesimo su 13. Beh, non lo sapevo bene. Torniamo alla lobby, ragazzi. Torniamo alla lobby e finiamola per questo video. Siamo già nella stessa roba. Allora, dove andiamo? Sempre informatica. Allora, ragazzi, come sempre, vi ringraziamo per averci seguito in questo video da parte da The All. And yeah. Ci rivediamo al prossimo video con un altro minigame. Mi raccomando, votateci, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciate un bel like. Quindi al prossimo video da Old and Young. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's